è quello che abbiamo fatto ieri. Il problema era semplicissimo: scrivere un algoritmo che permette di, dato un numero, trovare il precedente e il successivo, quindi niente di difficile. Per cui la prima operazione da fare è richiedere il numero in input, inserisci il numero, poi dopo che l'utente ha immesso il numero lo si va ad acchiappare, a prendere, e lo si mette nella variabile numero, poi si calcola il precedente, questa è un'assegnazione al blocco 3, con appunto assegniamo alla variabile precedente il valore numero 1, poi assegniamo alla variabile successivo il valore numero più 1 e poi produciamo in output sia il precedente sia il successivo. Ho utilizzato questo semplice algoritmo per iniziare a introdurvi al linguaggio Java. Non vi dovete preoccupare se vedete tante parole che appunto sono strane, non conoscete, che non è che queste cose si imparano a memoria, ok? Piano piano, facendo gli esercizi, molte di queste cose diventeranno familiari. Quindi riprendo la spiegazione. Abbiamo public class prefetch, dunque tutto ciò che è in blu. In blu ci sono le parole chiave del linguaggio. Non possono essere utilizzate per nessun scopo diverso da quello per cui sono state pensate. E hanno ognuno un suo particolare significato. Public e class devono essere messe davanti ad ogni programma che scriviamo. Poi, in arancione, ci sono invece gli identificatori. Identificatori, ricordatevi, sono dei nomi scelti dal programmatore, quindi sono liberi, diciamo. In rosso, c'è quella che si chiama entry point dell'applicazione, cioè è il punto da cui inizia l'esecuzione del programma. E poi in verde ci sono i commenti. I commenti sono delle frasi che scrive il programmatore per ricordarsi, no, del codice scritto, ma che non influiscono minimamente sul programma, perché non vengono presi in considerazione. Quello che si fa è tradurre ogni blocco con un'istruzione del linguaggio, uno più a seconda. E questo diagramma di flusso si può tradurre in qualunque linguaggio di programmazione, seguendo alcune regole. E noi faremo proprio questo. Ci sono delle regole per tradurlo, non è che è andata a ruota libera. E allora iniziamo a fare la traduzione del blocco 1. No, non è necessario metterla all'inizio. È importante dichiarare la variabile prima del suo uso. Però si può mettere in qualunque punto del programma, solo che io quando spiego queste cose all'inizio la faccio mettere sopra, così uno non se lo dimentica. Poi man mano andiamo avanti, faccio vedere che si può mettere in qualunque punto. Traduciamo il blocco 1. Allora, com'è che si scrive un'istruzione per effettuare l'output in Java? Non c'è un unico modo. Vi faccio vedere il primo caso. Quello dell'output si chiama a console. Allora, system.out.println, aperta tonda, e tra virgolette inserisci numero. Chiuse virgolette, chiusa tonda, punto virgola. Inserisci numero è una stringa. Questo è naturalmente scelto dal programmatore, è il programmatore, no? Che scrive queste cose, però non è un nome, questa è una stringa, quindi la lascio così, non metto nessun colore particolare. Anche per quanto riguarda questo, queste non sono parole chiave, sono delle vere e proprie istruzioni, quindi non le coloro in nessun modo, le lascio così. System
punto println. Vedremo che cosa esiste, ma è una classe di Java. Ma adesso non vi dice niente. L'unica cosa che può venirvi in mente è che anche noi stiamo scrivendo una classe. Sono delle classi di sistema, ok? Per chi ha già usato qualche linguaggio di programmazione si può pensare che sia una libreria, okay? Ma non è proprio una vera e propria libreria. Poi out sta a indicare output, println è la vera e propria istruzione, stampa. Questo ln finale fa sì che dopo aver stampato vada a capo. Infatti esiste anche un'altra versione di questa istruzione che è print, che stampa e non va a capo. Quindi se faccio tre print, una di seguito all'altra, sul video vedrò i dati stampati, diciamo, affiancati. Mentre se uso println, il primo sarà nella prima riga, poi sotto il secondo, poi sotto ancora il terzo. Bene, a questo punto, quindi tutte le istruzioni di output si traducono così. Si scrive system.out.println e tra le parentesi tonde, tra virgolette, se una frase come questa si mette a frase. Le virgolette racchiudono le stringhe, le sequenze di caratteri alfanumerici. E quando c'è una stringa, è considerata un valore costante, viene presa e stampata così com'è, senza alcuna valutazione. Poi andiamo a tradurre il blocco 2. Allora, per il blocco 2 bisogna fare una cosa prima. Prima della dichiarazione di variabili, vado ad aprire apertura del flusso di input. No? Immaginatevi di aprire un canale attraverso il quale passano i dati. Bisogna fare questa operazione. Allora facciamola. Questa istruzione è scanner console uguale new scanner di system.in. Sempre punti virgola. Allora, console è il nome utilizzato, scelto dal programmatore. New è una parola chiave del linguaggio. E scanner system.in non l'evidenzia in alcun modo perché non appartiene, non è sempre una specie di libreria, diciamo. In realtà è un costruttore, ma se vi dico costruttore, voi no, in questo momento non mi capite. Ok, fatto questo, possiamo immaginare che la tastiera si chiami console, ok? Facciamo finta che la tastiera si chiami console. Allora, numero, la variabile dove andiamo a mettere il numero inserito in input, uguale console, punto. Next int, numero è sempre il nostro numero, la nostra variabile. Console, anche questa è sempre la variabile che abbiamo definito prima, la nostra tastiera. Next int è una funzione, un metodo di Java. Che cosa succede qua? Allora, l'utente si vede apparire a video, inserisci il numero. Però tutto ciò che voi inserite da tastiera non è mai un numero. Anche se scrivete 100, non è un numero. Viene interpretato come sequenza di caratteri. È così. Allora viene acquisito in input e poi grazie a questo metodo, si chiama così, next int, viene trasformato, convertito da alfanumerico a intero e viene assegnato alla variabile numero. Quindi adesso nella variabile numero c'è il valore inserito mediante la tastiera. Poi andiamo a tradurre il blocco 3. Questa è semplicemente un'assegnazione, quindi si scrive così: precedente uguale numero meno 1 punto e virgola. Osservate che lascio sempre uno spazio prima di ogni operatore,
Quindi prima dell'uguale, dopo l'uguale, prima del meno, dopo il meno. Obbligatorio? No. Essenziale? Sì, per leggere bene il codice. Convenzioni stilistiche nella scrittura del codice. Quindi queste sono sempre le variabili definite dal programmatore. Andiamo ad assegnare alla variabile precedente l'espressione numero meno 1 che verrà quindi valutata e poi il risultato assegnato. Per il blocco 4 facciamo una cosa molto simile, cambia solo il nome della variabile. Quindi, blocco 4, successivo, assegno numero più 1, più 1. Poi i due output, ma abbiamo già visto come si fa l'output, così, quindi copio per fare più in fretta, per non stare a scrivere tutto. Quindi blocco 5, system.out.println, attenzione, devo stampare una frase o una variabile? Una variabile. E allora non devo mettere le virgolette. Scrivo solo precedente. Stessa cosa, questa è sempre la variabile. Quindi faccio la stessa cosa col blocco 6, dove andrò a effettuare una system.out.println della variabile successivo, senza le virgolette, perché se lascio le virgolette non mi stampa il valore di successivo, ma mi stampa proprio la parola successivo. In color fucsia, adesso vado a evidenziare quelle che sono le classi di Java, poi vedremo cosa sono. Quindi, classe Java è string. Poi scanner, poi anche di nuovo scanner, system, poi di nuovo system, system. Invece in grassetto nero i metodi, così iniziate a imparare a vedere, a individuarmi anche se non sapete bene ancora cosa sono. Metodi di Java sono questo grassetto. Questo è un metodo. Questo è questo. E poi c'è ancora una cosa. Oggetti o istanze delle classi Java. E le andiamo a mettere in che colore? Allora facciamo così. Giallo. Il main lo metto evidenziato in giallo. Ok? Oggetti Java in rosso. Allora, questo è un oggetto. Io correvo con l'ansia, invece. Poi un altro oggetto è questo qua, out. Poi, in realtà ce ne sono altri per quello che è. Però diciamo che gli altri li ho creati io, quelli di Java proprio, predefiniti sono questi qua che ho messo in evidenza in rosso. Ecco, vado un attimo su questo sito, però devo andarci da questa parte qua. Si chiama JDoodle, non so se ve l'ho già fatto vedere. Ve l'ho già fatto vedere, boh. Questo è un IDE, Integrated Development Environment.
quindi ambiente di sviluppo integrato. Questo è un IDE online. Guardate quanti linguaggi possono essere utilizzati con questo ambiente di sviluppo integrato online. Se ci si registra si possono salvare anche i progetti. Quindi io sono registrato ovviamente, faccio login e scelgo Java Advanced. Lo so che non ci vedete niente, adesso ingrandisco. Ok, allora vado a prendere il codice che ho appena scritto, lo copio. Vado qui, lo incollo, vedete che anche qua c'è public, class, my class, eccetera. Incollo. Vado a cambiare il nome di questo file e lo chiamo, ecco il file dove io metto questa classe deve avere lo stesso nome della classe. Quindi con le stesse maiuscole e minuscole. Import java.util.scan. Java.util.scan. Devo importare la libreria perché se no non sa dove andarla a prendere. Forse adesso ce la facciamo. Execute. Inserisci numero e quindi inserisco numero 100 e do invio. Adesso quando lo do invio se lo va a prendere se lo mette dentro la variabile numero e poi mi stampa, è solo lento, mi stampa precedente e successivo 99101. Notate che è un po' povero, no? Come output, giusto? Cioè l'utente si vede apparire 99101, non sa che cos'è. Vogliamo accompagnarlo con una frase esplicativa? Per esempio, precedente uguale 99, successivo uguale 101. Si può fare? Sì. Basta andare a scrivere qua nella system.out.println la stringa precedente uguale. E poi, vedete, le stringhe sono in rosso, e poi separarlo dalla variabile con un più. Questo più non è un operatore di addizione, ma è un operatore di concatenazione di stringhe. Concatena le stringhe. Quindi vedremo apparire precedente uguale, poi prende il valore di precedente e lo concatena alla stringa che abbiamo scritto prima di. Stessa cosa qua. Vado? Di nuovo mi chiederà di inserire il numero. Inserisco di nuovo 100, do invio. Precedente uguale a 99, successivo uguale